Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Ne ha parlato il Corriere della Sera e a ruota tutti i media italiani. Un intero condominio milanese ha fatto causa contro un asilo nido e scuola materna situato al piano terra del palazzo. Il motivo? I bambini disturbano con il vociare all'entrata e all'uscita da scuola. La causa è stata vinta proprio dai condomini e così la scuola privata, che aveva ottenuto la convenzione con il comune, sarà costretta a traslocare, anche se le maestre dicono non ce ne andremo. Cosa ne pensa? I condomini hanno fatto bene a fare causa contro l'asilo? Assolutamente no. Come mai? Penso che un bambino faccia rumore, ma è sempre un bambino alla fine. No. Come mai? Perché sono bambini, si devono divertire, sfogarsi, se non lo fanno all'asilo dove lo fanno? Poi se era un asilo che andava anche bene, che non li picchiavano e niente, non mi sembra la cosa giusta. I condomini dovevano solo farsi un po' le padelle sue, per non dire un'altra parola. Assolutamente, i condomini non hanno fatto bene a far causa contro l'asilo, perché i bambini sono doni di Dio e portano allegria, gioia e sono futuro per noi, sono quelli che saranno la futura società e secondo me le maestre fanno bene a tenere duro e andare avanti con le loro opinioni, ma soprattutto si prendano un buon avvocato in modo tale di vincere loro la causa, perché i bambini hanno diritto su tutto, diritto prelatorio su tutto, però dovrebbero essere aiutati anche dalle mamme. Eppure qualcuno sostiene che le urla che i bambini fanno nel tragitto che li separa dall'auto all'entrata, quindi un vialetto all'interno del giardino del palazzo, sono una responsabilità dei genitori che dovrebbero insegnar loro a rimanere in silenzio. Cosa ne pensa? Penso che un po' di educazione ci vuole. Poi, ripeto, non si può trattenere un bambino, è come far correre un vecchio di 80 anni, è la stessa cosa. Penso proprio che questi signori dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e pensare a quello che hanno fatto. Ecco. Ma faccio io una domanda, loro hanno dei figli, questi condomini? Li facevano stare zitti, muti, fermi? Non lo so, sono bambini, ripeto, devono fare i bambini, perché... Se non lo fanno da bambini, quando diventano grandi sono isterici già di suo, perché se hanno dei genitori così, cioè se avessero dei genitori come quelli lì, non vivrebbero bene. Perciò ripeto, fatevi fare i bambini. In silenzio ci restano i morti. I bambini sono gioia, allegria e bisogna adattarci, per chi dà fastidio, a sentire anche questo vociare che è come il garrire delle rondini. I bambini devono parlare, giocare, urlare, anche se è il caso, essere sereni e felici. Questo è il loro diritto.